Qualche giorno fa ho registrato un video sui sistemi missilistici antiaerei e qualche iscritto mi ha giustamente fatto notare che ho dimenticato di parlare del sistema S-300-S-400 in dotazione alla Russia. Un sistema del valore di 300 milioni di dollari in grado di coordinare fino a 64 missili e parcheggiarli a una distanza fra i 40 km e i 400 a seconda del munizionamento, e cioè in questo caso del missile utilizzato. E detto tra parentesi, benché l'S-300/S-400 sia un sistema antiaereo, può anche colpire bersagli a terra. Insomma, come ho potuto dimenticarmi di parlare di una tecnologia così innovativa ed efficace? E soprattutto, se la usi sul campo, che cosa potrà mai andare storto? Questi rottami fumanti sono tutto ciò che resta di un centro di controllo e di almeno due batterie di missili del sistema S-300 in dotazione ai russi, strategicamente posizionato nell'Ucraina del Sud, in un campo vicino alla città di Zelenotropinske. E benché i russi abbiano ammesso di aver perso 65 unità antiaeree, questa è la prima volta che un S-300 viene distrutto. Naturalmente le stime ucraine sono completamente diverse e parlano di circa 117 sistemi antiaerei distrutti negli ultimi 5 mesi. E così, mentre gli esperti di intelligence e propaganda russa si accapigliano con i loro omologhi ucraini per decidere quante postazioni antiaeree sono state distrutte, noi ci dedichiamo a questo specifico caso perché presenta diversi aspetti interessanti. Il primo aspetto interessante è che queste postazioni antiaeree mobili si trovavano vicino alla città di Zelenotropinske, la quale a occhi e croce è molto più simile a un villaggio agricolo che a una città vera e propria, ma il punto non è questo. Il punto è che questa cittadina si trova nel non più ridente Oblast di Kherson, a sud della città e a nord della Crimea. Una posizione da incubo per gli abitanti che presto si troveranno fra l'incudine russo e il martello ucraino, ma perfetta per i figli di Putin che vogliono bombardare la città di Mykolaiv, situata a pochi chilometri a nord, oppure colpire la città di Odessa, che si trova quasi 100 km a ovest. Ora, domenica 24, i russi hanno attaccato proprio la città di Mykolaiv, colpendo con alcuni missili un quartiere residenziale, distruggendo obiettivi strategici quale un distributore di benzina, una linea del gas, un'infrastruttura collegata alla distribuzione del gas e un magazzino. Insomma, questi sette missili, sette, non uno, hanno colpito tutti infrastrutture civili. E anche per i bassissimi standard russi è pressoché impossibile che sette missili su sette sbaglino il bersaglio. L'analisi dei rottami ha permesso di identificare il tipo di missile utilizzato nell'attacco, che è incidentalmente un missile terra-terra che può essere utilizzato dagli S-300. L'idea di fondo, anche un pochino romantica, è che gli ucraini abbiano contrattaccato distruggendo esattamente le batterie che avevano bersagliato la città. E questa operazione avrebbero potuta condurla solo ed esclusivamente disponendo di ottimi dati e di un'intelligence degna di nota. Ma prima di parlare del contrattacco, analizziamo in dettaglio l'S-300. Il sistema S-300, che nelle sue ultime versioni ha preso come nome S-400 per apparire più moderno, è il sistema antiaereo più avanzato in dotazione ai russi. È dotato di un'unità radar che può coprire un raggio di circa 300 km e i suoi missili hanno un raggio d'azione che spazia dai 40 km per il modello più economico e scrauso fino ai 400 per il top di gamma. Il sistema di comando normalmente si trova su un camion di fabbricazione russa, un Kamaz la cui sigla è impronunciabile e immemorizzabile, quindi portate pazienza.
Fatto è che questo centro di comando può coordinare fino a 64 postazioni di lancio contemporaneamente e naturalmente ogni postazione, per ottimizzare le risorse, può essere equipaggiata con missili di tipo diverso. Il centro di comando tuttavia ha delle limitazioni, non può per esempio ordinare 64 lanci da 64 batterie diverse, ma può coordinare soltanto fino a 4 batterie per volta. E allora, come si arriva ai mitici 64 missili in volo contemporaneamente? È molto semplice, una batteria standard normalmente equipaggiata con 4 tubi di lancio, ma se adorate l'overkill, l'over the top e siete dei tamarri da guerra, in questo caso potete equipaggiare ogni singola batteria con 16 tubi di lancio. Ed ecco che in casi di emergenza il vostro centro di comando potrà lanciare tutti e 64 i suoi missilazzi contemporaneamente. Inoltre, il lanciatore dell'S-300/400 ha una funzione secondaria davvero niente male. Oltre a lanciare missili terra-aria, può infatti lanciare anche missili terra-terra, tanto la maggior parte del lavoro, si sa, la fa il missile, non il lanciatore. E in questo caso il centro di comando può impostare le coordinate del bersaglio inserendo latitudine e longitudine e il GPS del missile farà la maggior parte del lavoro. Ricordiamoci che si tratta di un GPS russo, quindi la precisione non è che sia propriamente di casa. Detto fra parentesi, se cambiate idea e decidete di colpire un bersaglio diverso, le coordinate di latitudine e longitudine del bersaglio possono essere cambiate anche mentre il missile è in volo. Solo nella fase terminale si attiva un semiradar che permette al missile di andare a colpo sicuro, perlomeno a colpo sicuro secondo il manuale. Nella realtà ho dei seri dubbi che questi missili rispettino gli standard moderni quanto a precisione. E detto fra parentesi, cari figli di Putin, non esaltatevi troppo, questa caratteristica, cioè il fatto di poter lanciare missili terra-terra, non dei missili che non colpiscono il bersaglio, è propria anche dell'SM6 americano. L'SM6 può lanciare una molteplicità di missili, addirittura lo puoi usare anche per colpire dei bersagli navali, per cui essere elastici al giorno d'oggi non è proprio la norma, ma non è neanche così strano. Ora, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi perché qualcun altro si prende il mal di pancia di adattare un sistema antiaereo e antimissile per colpire bersagli terrestri. Non è il suo ruolo, normalmente hai altri strumenti per eseguire questo tipo di operazione. La risposta è che in questo caso la Russia non ha poi così tanti altri strumenti per eseguire questa operazione. In primo luogo, i russi si aspettavano una passeggiata di salute, speravano di poter catturare Zelensky, di vederlo correre modello Bugs Bunny o Steo molto lontano dal suo palazzo per poi conquistare tutta l'Ucraina. E invece il comico si è improvvisato attore d'azione e ha iniziato a impersonare realmente un presidente messo alle strette, con tutti gli onori e gli oneri che da questo conseguono. Fatto è che i russi hanno dovuto dare fondo alla propria scorta di missili e munizioni. Intendo dire, invece di sparare e consumare missili e proiettili per 3 giorni, i russi stanno andando avanti da circa 5 mesi e hanno virtualmente esaurito la quota di missili Caliber che possono sparare senza remore. Perché parlo di quota? È semplicissimo, un esercito non può svuotare completamente i suoi arsenali e restare completamente sprotetto in caso di un attacco su un altro fronte. Mettiamo il caso che i russi utilizzino proprio tutte, ma proprio tutte le loro munizioni, i loro missili dal primo all'ultimo. Poi chi impedisce ai cinesi di andarsi a cucinare del pesce a Mosca? I russi hanno quindi praticamente terminato la quota di Caliber che possono lanciare e sono stati costretti ad effettuare gli attacchi usando dei missili antinave. Credo si chiamino KH-22.
Anche questi fanno il loro sporco lavoro, ma non sono esattamente progettati per svolgere questi compiti e quindi più che funzionare alla perfezione, funzionicchiano e basta. Similmente, i russi hanno esaurito le loro bombe pseudo-intelligenti da 250 kg di esplosivo e da 500. In compenso, gli ucraini non hanno molti aerei o elicotteri e i russi hanno ancora i magazzini stracolmi di missili per l'S-300. Quindi l'idea di adattarne alcuni o molti per effettuare attacchi al suolo non è poi così peregrina. In secondo luogo, i missili S-300 sono veloci, sono stati studiati per intercettare jet che si muovono a velocità supersonica. Quindi è chiaro che sono anche relativamente performanti e se devi colpire qualcosa a terra in fretta, beh, i missili dell'S-300 sono un ottimo mezzo, sempre che il tuo bersaglio sia naturalmente grande e grosso e non si sposti troppo velocemente, proprio perché quei missili sono abbastanza approssimativi nel colpire il bersaglio. In ogni caso, secondo alcune fonti, nella parte terminale, i missili dell'S-300 possono toccare addirittura la velocità di Mach 6. In realtà, secondo altre fonti, se arrivano a Mach 4 è grasso che cola. Teniamo comunque presente che i missili Calibr a Mach 4 non ci arrivano, arrivano a 3 e qualcosa e la loro velocità massima quella è. Infine, è brutto da dire, ma i missili S-300 sono adattissimi per seminare il terrore fra la popolazione civile avversaria. Le loro testate contengono solo 150 kg di esplosivo contro quelle delle bombe intelligenti o dei Caliber che possono arrivare a 350 kg o a 500 kg. Però le testate degli S-300 hanno un vantaggio, sono testate a frammentazione, il che le rende ideali per creare il maggior numero di danni quando le usi non contro strutture rinforzate o armate, ma in un contesto civile. Insomma, se vuoi imitare quello che hanno fatto i nazicosi con i loro razzi V1 e V2, sono perfette. E detto fra parentesi, secondo il sindaco di Mykolaiv, la città colpita da quei 7 missili, gli attacchi dei russi al suolo sono pressoché all'ordine del giorno. Ora, come hanno fatto gli ucraini a spazzare via queste unità? Insomma, l'S-300 è una piattaforma mobile, arrivi in un determinato posto, punti, lanci, richiudi e scappi. Non ci vuole un genio per salvarsi. Qui, se gli ucraini sono riusciti a colpire i bersagli, i casi sono due. O è tutta colpa dei russi che restano stazionari in un posto proprio per farsi colpire e magari tornarsene anche a casa se si trovano i soldati sufficientemente lontani dai mezzi, oppure ancora gli ucraini ci sanno davvero fare con l'intelligence. Wink wink. Battute a parte, mi viene seriamente il dubbio che i russi siano stati addestrati poco e male. Se riguardiamo le immagini di ciò che resta degli S-300, possiamo notare che le batterie di lancio sono parcheggiate letteralmente una di fianco all'altra. È una cosa particolarmente stupida che non ha il minimo senso a livello militare, anzi è palesemente controproducente. Perché i missili che ti possono lanciare contro hanno sempre un'approssimazione nel colpire il bersaglio di qualche metro. Se tu metti tutti i bersagli in fila, diventa altamente probabile che il missile centri qualcosa effettivamente. E poi, addestramento dei militari russi a parte, potrebbe esserci un vero e proprio problema di coordinazione. Intendo dire, se tu hai a disposizione un sistema S-300 composto da due batterie e usi entrambe queste due batterie per attaccare i bersagli al suolo, è chiaro che in assenza di un Panzer o di altri sistemi di difesa, i tuoi S-300 saranno vulnerabili a qualunque attacco dall'alto. Gli ucraini sanno perfettamente che hai nella zona soltanto un paio di batterie. Perché per l'appunto hai sparato 7 missili contro di loro l'ultima volta. I lanciatori ne contengono 4, facciamo finta che un missile si sia perso chissà dove. È chiaro che insomma gli ucraini dovevano cercare due batterie, non 3 o 4.
Quando l'intelligence ucraino ha identificato i lanciatori e il centro di comando e ha visto che c'erano solo quelle unità lì, non è stato difficile decidere di parcheggiare qualche missile HIMARS su per i loro tubi di scappamento. Inoltre, al di là del fatto che sbarazzarsi di unità e di soldati che attaccano centri civili non ha prezzo, resta anche il dato oggettivo che i lanciatori S-300 costano milioni di dollari, mentre i missili dell'HIMARS costano solo qualche centinaio di migliaia di dollari. E quindi la bilancia è per te favorevole, conviene letteralmente fare fuori queste unità usando anche i missili migliori che hai a disposizione. Ci sono poi anche degli aneddoti interessanti sull'efficacia degli S-300. Nel 2018 il presidentissimo Vladimir Putin ha deciso di donare 8 di queste unità alla Siria. Gli Stati Uniti e Israele hanno fatto notare a Putin che forse non era il caso di lasciare quei giocattoli in mano ai militari di Assad, ma ovviamente Putin ha tenuto il punto e quegli 8 lanciarazzi S-300 sono rimasti in territorio siriano per difendere i siriani dagli interessi imperialistici. Interessi imperialisti statunitensi, sia mai che si vada contro il novello zar. In ogni caso, sappiate che i siriani quelle postazioni S-300 le hanno usate davvero. I militari siriani, infatti, convinti di aver identificato un aereo spia israeliano, hanno aperto il fuoco e gli hanno lanciato dietro non so quanti missili. Poi magari era solo uno e io sto soltanto cercando di imbellettare il racconto. Fatto è che i siriani sono riusciti a colpire quell'aereo e a abbatterlo. Quando sono andati a studiare i rottami, hanno trovato soltanto cadaveri russi. L'aereo che hanno abbattuto non era un aereo spia automatico israeliano, ma era un aeroplano russo con equipaggio. Quindi 15 soldati russi non hanno fatto ritorno alle proprie case, alle proprie famiglie, ai propri animali, ma l'S-300 funziona che è una meraviglia e quantomeno gli aeroplani di epoca sovietica te li tira giù senza battere ciglio. E sì, per gli esperti di storia militare, so perfettamente che esiste anche un'altra versione di questo racconto. Nella versione alternativa, gli israeliani avevano appena colpito dei bersagli in Siria e si stavano ritirando. I 15 russi si trovavano a bordo di un aereo spia e stavano procedendo all'inseguimento e all'identificazione dei jet israeliani. Il sistema S-300 è partito. Soltanto che invece di colpire i jet israeliani ha centrato l'aereo spia. Ecco, in questo caso direi che il sistema funziona anche peggio rispetto a quanto preventivato. Se siete figli di Putin, potreste essere comunque contenti nell'apprendere che Israele ha sempre protestato contro queste forniture. In particolare, Israele teme che prima o poi alcune organizzazioni, come quella di Hezbollah, possano mettere le mani su questa tecnologia e usarla per fare dei veri e propri danni. Arrivando alle conclusioni, il sistema d'arma S-300/400, e lo slash 400 deriva dal fatto che l'S-400 non è altro che un S-300 migliorato e ritargato. Il nome originale credo fosse S380M, se non vado errato, soltanto che sotto profilo del marketing andava meglio chiamarlo S400, che è più diretto, più nuovo, più fresco, più cool. Comunque, come stavo dicendo, Putin dovrebbe riflettere seriamente su come sta usando le sue armi in Ucraina. L'S-300 aveva fama di essere un sistema antiaereo formidabile, estremamente efficiente. Ora però scopriamo che alcuni HIMARS possono tranquillamente distruggere le sue postazioni. E questa naturalmente non è una buona pubblicità, così come non è una buona pubblicità sapere che i missili finiscono fuori bersaglio o colpiscono infrastrutture civili. Poi magari i militari russi utilizzano questa strategia per spargere il panico e il terrore fra la popolazione.
Ma di fatto ufficialmente la tua versione è che i tuoi missili non sanno esattamente cosa andare a colpire. E anche questa non è una bella notizia e non è una cosa che attira i clienti. Infine, è da considerare anche il fatto che dei ragazzi ucraini con 2 settimane all'attivo di addestramento sull'HIMARS sono riusciti a spazzare via delle postazioni S-300, forse o almeno teoricamente pilotate e condotte da veterani o comunque da militari che quel tipo di postazione dovrebbero conoscerle come le loro tasche. Mi rifiuto infatti di credere che i militari russi diano in mano 5, 10, 15 milioni di equipaggiamento più il munizionamento ai primi 3 militari di leva che incrociano per strada in caserma. Insomma, una guerra condotta così, oltre che ai civili, fa male anche agli affari della tua nazione. E voi cosa ne pensate? Se voi foste dei clienti interessati ad acquistare gli S-300 S-400, non sentireste l'impulso di prendere in mano il telefono, chiamare Putin e dirgli: guardi, ci abbiamo pensato, stiamo effettuando una riorganizzazione, dobbiamo tagliare delle spese, i vostri S-300 non li vogliamo più. E voi cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Inoltre, se non volete trovarvi Putin sotto il letto con un missilazzo S-300, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel pollicione in alto e condividete il video affinché più persone possibili possano vederlo e fare le vostre stesse valutazioni. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.